Sono partite le riprese di un film a Napoli con Alessandro Gassman e Massimiliano Gallo. Entrambi amatissimi e molto seguiti sono tornati in una delle città che li ha ospitati per dare vita a dei veri e propri capolavori. Alessandro e Massimiliano rappresentato due punti fermi del cinema italiano. Tanti ruoli in tutti questi anni hanno messo in luce il loro potenziale. Esperienza e grande professionalità fanno di loro due grandi attori ed i fan non possono fare altro che applaudire ed ammirare i vari personaggi interpretati. Gassman ha girato molti film e serie di grande successo. Al momento però i telespettatori lo conoscono come Dante Balestra, il protagonista della fortunatissima serie di Rai 1 Un professore. Anche Gallo negli ultimi anni ha confermato e innalzato il suo successo. Negli ultimi tempi ha letteralmente incollato i telespettatori al piccolo schermo con due grandi film, ovvero Filumena Marturano e Napoli Milionaria. Un lavoro curato nei minimi dettagli ed una grande prova attoriale quella richiesta all'attore. Toccare due commedie di questo livello significa accettare una sfida notevolmente alta. Alessandro Gassman e Massimiliano Gallo sul set a Napoli. LA prima foto. Nonostante il trascorrere degli anni la loro carriera non conosce riposo, tanti film e ruoli importanti vengono assegnati ai due attori, sicuri di portare in vita un prodotto eccezionale. Questa volta Alessandro ha però deciso di mettersi anche dall'altra parte, quella di un regista. Sono infatti iniziate le riprese di un film dal titolo Questi fantasmi, girato a Napoli e con la presenza di Massimiliano Gallo. Entrambi nuovamente nella città che li ha accolti con grande calore. Alessandro ritorna dopo aver girato numerose stagioni dei Bastardi di Pizzo Falcone, la serie che ha ottenuto un successo clamoroso. Insieme a loro sul set una grande attrice amata e stimata da milioni di fan. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Anna Foglietta, una delle più amate del cinema italiano. L'attrice ha dimostrato negli ultimi anni di possedere una grande dote attoriale, i suoi personaggi hanno sempre una dose di naturalezza ed intensità che la rendono quanto più veritiera possibile. Con loro anche Alessio Lapice e Maurizio Casagrande. Il film è tratto dalle opere del grandissimo Edoardo De Filippo, e punta alla conquista dei telespettatori nel rispetto più totale. Di sicuro il cast, ancor prima di vedere il risultato finale, promette aspettative molto alte. Non ci resta che attendere la fine delle riprese, e la data ufficiale della messa in onda di questo nuovo film. Alessandro insieme a tutto il cast porterà sul piccolo schermo un lavoro che regalerà di sicuro emozioni indimenticabili e scene ricche di colpi di scena.